È pronto, buongiorno, il signor Salvatore Chanò? Buongiorno, sono Enzo. E c'è il signor Salvatore? Sì, aspetti che lo passo. Sì, Sì, grazie. scusi. Sono Catrini. Vabbè, ok, aspetti che passo lo vado. Sì, grazie. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Ah, è Catrina Serena. Pronto? È pronto, buongiorno signore. Sono Catrini, un nuovo funzionario dell'INPS di Sant'Agata Militello. E mi hanno parlato molto bene di lei, che è un bravo muratore. Io ho un bisogno di fare un lavoro a Castel di Lucio. Che ci posso dire? Ora subito. È una cosa, cioè, è un lavoro che si deve fare in un cimitero. La buon'anima di mio nonno si deve spostare. Un po' difficile parlando con lei. Lei è impegnato? È un po' impegnato. Ma fino a quando è impegnato, mi scusi? Questo mese? Tutto il mese? Tutto Ah, come si deve fare? Il signor Meneghini mi ha dato questo numero di telefono. Siccome si tratta di una cosa molto seria e delicata, lo so, lo capisco io, lo capisco. È un lavoro che possiamo Non so quello che devo dire. fare io, lei e suo figlio, quello che mi ha risposto, perché siccome si tratta di una cosa che si deve tenere segreta, perché se poi verranno a sapere i miei cugini a Castel di Lucio che c'è questo discorso, le spiego in quattro parole di cosa si tratta. La buon'anima di mio nonno all'epoca, parliamo di 100 anni fa. Anni fa, non di ieri, perché mio padre oggi ne ha quasi 90, immagini lei. Mio nonno a quell'epoca gli hanno messo dei marenghi dentro la tomba, marenghi d'oro. E sa all'epoca come si usava, chi metteva l'orologio d'oro, chi metteva le orecchini, sa com'era all'epoca, c'erano queste usanze. Nel testamento, il giorno che, ora dobbiamo, che è arrivata l'ora che dobbiamo spostare mio nonno, nel testamento del notaio c'è scritto queste parole che io in questo momento le sto dicendo a lei. E ecco perché se lei può, anche di domenica, non si preoccupi per la cifra. Io le do qualsiasi cifra. Certo, se mi chiede 100.000 euro non lo posso fare, però se mi chiede 5-6.000 euro e ci sbrighiamo in mezza giornata, la cosa è andabile. Ma soprattutto io pago la serietà, perché non è un lavoro difficile. Prendere la tomba, spostarla lì. Già il funzionario del cimitero è d'accordo con me. E la possiamo fare io, lei, suo figlio e il funzionario del cimitero. Non abbiamo bisogno di tanta gente. Mi ha capito? Io ho capito, ma parlando con lei, io per dire la sé, ai tempi mio padre li faceva. Ai tempi. Ah, ai tempi era un tombarolo suo padre, allora, un tombarolo. Ai tempi io Ah, che giocava, faceva, ma. del tomarolo era impiegato al cimitero a Sant'Agata? No, 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 chiamavano e diceva, si facevano con facilità. Ma noi abbiamo Capito? tutto in regola, mi ha capito? È un lavoro qua a lì. Non l'ho fatto mai, io, questo che gli devo dire. Non l'ho fatto mai. Sono andato una volta con mio padre. Ma Mi deve dire. quello che dobbiamo fare è solo spostarla. Poi si apre, magari se lei è uno che si emoziona in queste cose ci penso io. Noi prendiamo quello che dobbiamo prendere e poi si arrangia un altro di là. Però Ma l'importante è uno di non è Sant'Agata. che io mi emoziono. Non l'hai fatto mai, mi capivo. Mi è un po' difficile, difficilissimo, guardi. Non lo faccio perché dice lei 5.000 euro, ma manco 100.000 euro, per dire c'è la verità, manco 100.000 euro. Ho capito. Non l'hai fatto mai, vai, mi è un po' difficile, Ma ti parlo difficile la verità. nel senso, cioè togliere quattro mattoni, togliere quattro cose di marmo,
uscirlo, quello è un lavoro che deve fare il muratore, no? Sì. Ma lei che gliel'ha detto, cosa da... Mi ha dato il suo numero di telefono, mi ha detto che mi posso fidare che lei è una persona seria. Io sono all'INPS, vicino all'ospedale, sono il nuovo funzionario. È Angelo, ci disse. Bravo, Angelo, sì. E dice, guardi, l'unica persona seria che lei dice si può fidare è il signor Salvatore Scianò, qua c'è scritto, sì, Salvatore Scianò. E mi ha dato anche il numero, ecco perché la sto disturbando in un momento di lavoro. Lei sicuramente stava lavorando? No, sto poco bene, stomaco un pochettino. Ci salute. Sto poco bene perché a Irene non va più stomaco, cose... Lei è uno che mangia, beve, che fa? Ogni tanto qualche bicchiere di vino, qualche cosa, ma no, è eccessivo. È castrite? Cucciola, cosa? Sì, è castrite. Ah. È castrite. Ma lei... Ma parlando con lei, guarda, si è un pochettino difficile, guarda. Ma può segnalarmi un muratore serio, che non parla poi, che non dice quello certo. Che ha detto? Ma io per dire la verità, a mio figlio, cosa... E manco io, perché non l'hanno fatto mai, va, mi è un po' difficile, guarda, se era muratura, per fare una porta, una cosa, faceva, no che non ci ha fatto a farlo, va, non è difficile per fare questa cosa, va. Ma lì poi, il funzionario del cimitero, poi ci pensa lui a prendere quelle quattro ossa e metterle nell'oculo piccolo, mi ha capito? Noi dobbiamo uscire la cassa. Poi c'è quello che viene, la apre, prende il saldatore, la stacca, già ci sono, lei deve solo uscirla, quando quelli la aprono, siamo io quello che la apre, lei e se c'è anche suo figlio, poi si arrangiano loro, noi ci prendiamo la macchina e ce ne torniamo a Sant'Agata. Non lo so, guarda, mio figlio, posso usare quello che non... Ma sai, ti ripeto sempre che mi è stato difficile, io ci posso dire a qualcuno. Mi fa questa gentilezza. Persona... Mi fa questa gentilezza. Posso dire a qualcuno e dopo magari ci riferisco a Meneghini. Benissimo, io lascio il telefono a Meneghini. Certo. Se c'è cosa oppure non lo so, ci rifletto sopra, vediamo. Guarda, visto che lei mi sta dicendo che ha problemi di stomaco, intanto la mattina lei deve prendere tutte le mattine la protezione, o cena, o... Ah, la prendo quella, la prendo. 20 milligrammi, 20 milligrammi. Ma mi viene un fisio stomaco, guarda. Mi scusi che parlo così. Soffre, cioè lei però sta andando di corpo? In bagno spesso? Se è proprio così, ustaiamo, dai ieri sera. Che lei va in bagno, non ti preoccupi, questo è un giro di due giorni. Il Debitat deve prendere. Prende il Debitat per regolare tutto l'intestino. Ho capito. Debitat. Se c'è cosa, guardate, parlando, ma devo scusare. Riferisco a lui. Benissimo. Magari mi sento lunedì, in settimana. Guardi, le vediamo. È il suo numero di telefono, se lei c'ha una penna. Hai il numero di telefono? Sì, preferisco che mi chiama a me, personalmente. Sì, ora chiama a lei, sì. Sì. Se c'è cosa chiama a lei. Benissimo. Aspettassi un secondo. Sì, prego. Mi chiami. Scusa. Prego. Per ora non penso, non so anche No, l'intestino, non si scherza. Non si disturbato scherza. Proprio, In questo periodo ora... non mangi brodini, non mangi grissini, che i succhi... Un riso però. E il riso non è che è tanto... Tanto buono, in legato. Non è delle facilità, capito? È meglio due spaghetti senza brodo, asciutti. Le può dare il numero, lei? Sì. 39... 39... 6 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
339 66 339 ma un giudizio mai giunto allora
339. Aspetta, cioè, poi. Prego. 339. 339. 6619. Sì. 635. Perfetto, come va c'è lei? Io, Massimo Catrini. Massimo Catrini. Funzionario dell'INPS di Sant'Agata Militello, sono di Castel di Luce. E da un mese faccio servizio a Sant'Agata, anzi, bisogno si faccia. Caterini, per lei. Caterini. Catrini. Catrini, sì, Catrini. Massimo. No, sta segnando, non si preoccupa. Comunque, non so, posso aspettare fino a che lei guarisce con lo stomaco. Non ho premura. Io c'è cinto, vediamo. Aspetto del mese, perché sa come sono i notai. Il testamento dice che lo dobbiamo aprire entro questo mese. Abbiamo fino al 30 tempo. Quale? L'incumulazione non è, se avessi a decidere, è un posto, un po' tannavo suffitato, eh. Io le consiglio una cosa, se io devo fare un regalo meglio che se l'incassa lei, visto che lei ha un figlio e ha da campare una famiglia. Lo mettiamo un pochino distante. Ma lui non si trova, diciamo, non si trova. Ci penso io e lei. Lei come formalità mi deve togliere solo i mattoni, poi mi arrangio io con quello che lo apre per prendere quello che devo prendere. Mi ha capito? Va bene, ma ci posso bastare io solo, un merengo d'oro. A quei tempi i merenghi sono dei soldi d'oro di Vittorio Emanuele. Mio nonno ce n'è lì, 56, e uno vale 4.000 euro. Lei pensa quanti soldi sono? 56 pezzi a 4.000 euro l'uno. Ho capito. E se io devo dare 10.000 euro a lei, c'è qualcuno che me lo può impedire? Ecco perché, rifletta, non si preoccupi, io sono sempre qua fino al giorno 30. Lei mi chiami in questi giorni e mi dici, posso venire o non posso venire? Lei stesso poi cercherà un altro muratore fidato. Certo. Mi ha capito, poteva, signor? Io ci ripeto, poteva essere, io e Nauso, io a me figlio. Un altro è fidato, mi posso fidare io, come mi ha parlato il signor? Allora lo può portare lei tranquillamente. Se noi decidiamo, lo può portare tranquillamente. Certo, a quello che porta lei non le posso dare, non gli do la cifra che le do a lei. A lei le do 6.000 euro, lui gli do 2.000 euro. Va bene, non si preoccupa, vediamo ora. Se io posso, gli dico che devo, se non posso, gli dico a qualcun altro, va bene, fratello. Una settimana per chiamarmi al telefono. Va bene. La ringrazio gentilissimo, buongiorno. Arrivederci. Arrivederci.